Benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento. Vi ringrazio per essere intervenuti sempre così numerosi e anche questa sera. Un grazie particolare va al professor Rocco Cirino, che con la sua passione e la sua grande dedizione ci dà da sempre l'occasione di organizzare, di ritrovarci con argomenti vari, sempre nuovi ed interessanti. L'argomento, quindi il titolo dell'incontro di questa sera, sarà un'altra idea di rigenerazione. Il relatore sarà il professor Rostano Pazzagli, che è da sempre impegnato a ridare voce ai piccoli comuni, creando così occasioni di confronto tra esperienze e progetti locali, per partire da quello che c'è. E vi garantisco che in Molise c'è davvero tanto, per favorire la cooperazione al posto della competizione e con un focus specifico sulla rigenerazione a base culturale. Faccio una brevissima biografia. Il professor Rossano Pazzagli si è laureato all'Università di Pisa nel 1983 ed ha conseguito il dottorato di ricerca, storia e civiltà dell'Istituto Universitario Europeo. Ha svolto attività di ricerca all'Università Europea e all'Università di Torino ed è stato docente di storia dell'agricoltura e storia dell'ambiente nelle università di Pisa e Firenze. Attualmente è professore associato di storia moderna e contemporanea presso l'Università degli Studi del Molise, dove insegna anche storia del territorio e dell'ambiente. È un piacere essere qui con voi, ringrazio molto dell'invito. E il primo problema che mi pongo è come posso esservi utile, cioè come le cose che io conosco possono anche, diciamo così, interessare a voi, perché questo è lo sforzo che devo fare, no? E l'altra cosa è quanto tempo abbiamo? Per non abusare. Sentiamo loro. Quando lo stomaco chiude. Io ascolterei. Lo stomaco che io starei qui fino a domattina. Allora noi andiamo avanti, vediamo un po' se sì. Fino a domattina, domani mattina facciamo colazione insieme. Facciamo colazione. Comunque. Fino alla colazione, professore. Due tende qua fuori. Come si dice? Ad oltranza, una gara di resistenza. Dunque, allora, no, lo dico perché il tema che mi avete chiamato a sviluppare è un tema rilevante. Cioè, è il tema di come queste parole che ho messo lì, i paesi, le comunità, le aree interne, possano, se posso, come possano uscire da una condizione di marginalità, di declino, di progressiva riduzione delle opportunità e dei diritti, per entrare invece in una dimensione di una vita dignitosa, almeno dignitosa. E allora, ecco, affronterò questi temi facendo anche qualche esempio. Il tema della rigenerazione è proprio questo, è come si possa rimettere in valore quello che ancora c'è, lo diceva lei presentandomi, per fare in modo che questi luoghi diventino luoghi da vivere, da abitare, in una condizione possibilmente di uguaglianza rispetto a chi vive altrove. Ecco, partire da quello che c'è. Questo è un punto però critico, perché quando io vado in giro nei paesi e chiedo che cosa c'è qui, la risposta immediata, istintiva, però senza pensare, è non c'è sta niente. No? Io questa cosa la dico spesso perché è un po' da qui che io sono partito, tanti anni fa. Io sono venuto a insegnare in questa università in Molise 20 anni fa, era ormai 20 anni, era il 2005. E quando
avevo di fronte i miei studenti, gli chiedevo le prime volte, come si fa sempre, cosa fa, cosa fa, che scuola hai fatto, da dove vieni, no? E tanti venivano dai paesi. Non ricordo se c'era qualcuno di Matrice, sicuramente c'era qualcuno, c'era uno, mi ricordo, di Castelpetroso, un altro di Trivento, poi c'era qualcuno di Agnone, poi c'era, insomma, Casa Calenta, Larino, figura. Poi c'erano quelli pugliesi che venivano dalla Daunia. E dicevo, bello, bene, cosa c'è al tuo paese? Niente. Siete sicuri? Niente. Allora lì, io siccome insegnavo storia, allora insegnavo solo storia moderna, oggi insegno anche storia del territorio e dell'ambiente, e dicevo, beh, allora io qui devo un po' cambiare mestiere, piuttosto che insegnare soltanto la storia dei manuali, devo anche cominciare a lavorare sul territorio. E dicevo, beh, ragazzi, cominciamo a leggerlo insieme questo territorio. Primo a capire cosa è successo. E qui lo storico va bene, perché almeno nella professione dello storico, ricostruire come sono andate le cose dovrebbe essere proprio il mestiere suo, no? Quindi, cosa è successo? E poi ci torno su questo. Seconda domanda, cosa è rimasto? No? Appunto, cosa c'è? E qui, insomma, lo storico da solo non basta più. Ho cominciato a chiedere aiuto ai miei colleghi urbanisti, sociologi, agronomi, perché appunto mi interessava capire cosa c'è. E poi la terza domanda, quella la riprenderemo poi alla fine, è cosa si può fare? Ecco, tanto per darvi una struttura di questa lezione, di questo incontro, ecco, la struttura è questa. È basata su queste tre domande. Stiamo parlando delle aree interne italiane e in particolare del Molise. La prima domanda è cosa è successo, la seconda domanda è cosa è rimasto e la terza cosa si può fare. Ecco perché rigenerazione, no? Allora noi andiamo per ordine, insomma, intanto appunto qual è la rigenerazione possibile? La rigenerazione non è un salto immediato da una condizione negativa a una condizione positiva, perché a creare una condizione negativa noi ci abbiamo messo tanto tempo, ci abbiamo messo decenni, e quindi anche per ricreare una condizione positiva ci vorrà tanto tempo. Quindi un percorso da fare che parte dall'analisi, appunto, da cosa è successo, che ci faccia interrogare sulla comunità. Cos'è la comunità? La comunità è, non è il comune, la comunità è l'insieme degli abitanti, l'insieme della società locale, è un insieme di funzioni e di relazioni. Questa è la comunità, no? E interrogarsi sulla comunità vuol dire, la comunità c'è ancora? A volte c'è, a volte sta poco bene, qualche volta non c'è più. Quindi interrogarsi sulla comunità. Sviluppare una visione, dove vogliamo andare? Prima di pensare ai progetti, prima di individuare le azioni, avere una visione, appunto, ci torneremo anche su questo, individuare le azioni e porsi il problema, infine, di quali sono i soggetti e le risorse necessarie. Cioè, perché noi nei convegni, Rocco sarai d'accordo con me, spesse volte si dice cosa sarebbe bene fare, però poi ci si dimentica di dire chi dovrebbe farle le cose. Sarebbe bello fare questo, sì, ma chi? E quindi il tema dei soggetti e poi anche delle risorse, però come vedete le risorse le ho messe da ultimo, perché noi oggi si parla dei soldi invece che dalle cose da fare, invece le risorse è un problema finale. Dunque, allora, cosa è successo? Partiamo dalla prima domanda. Intanto noi bisogna, non trascurate mai la geografia, ma non lo dico perché sono un geografo. E quindi il dato geografico e ambientale è un dato da tenere di partenza, anche nella storia, non solo nella realtà. Perché la storia, io dico sempre ai ragazzi, la storia si fa nel tempo e questo è scontato, perché ha una dimensione cronologica, diacronica. Però la storia si fa anche nello spazio, perché le cose, i fatti storici avvengono in un determinato periodo, ma avvengono anche sempre da qualche parte, che si tratti di una guerra, di un fatto politico, di un fatto culturale, qualunque cosa, una rivoluzione, cioè, sempre c'è il brigantaggio, sempre c'è un luogo, oltre al c'è lo spazio oltre al tempo, no?
Allora noi in che spazio viviamo? E noi viviamo in un paese che è costituito quasi all'80% da colline e montagne. Questa è l'Italia. Poi, sì, le pianure sono poco più del 20%, ma poca cosa. Poi abbiamo il mare. L'Italia è un paese, 8.300 km di costa. Allora, questo intanto è un dato da cui partire, dato geografico e dato ambientale, cioè capire lo spazio dove siamo. Secondo, qual è l'assetto istituzionale e territoriale di questo paese, dell'Italia? Ecco, qui ho scritto, quella foto lì è l'immagine di un libro che ho scritto qualche anno fa, poco prima del Covid, anzi durante il Covid, è uscito nel 2021, non lo leggete voi perché è piccola l'immagine, si intitola Un paese di paesi. L'Italia come paese di paesi, giocando un po' sulle parole, no? Paese con la P maiuscola, l'Italia, i paesi sono i tanti paesi italiani. I comuni, questa è la tabella che ci sono i comuni, no? Anche questa è leggibile, ma i comuni in Italia sono circa 8.000, erano un po' di più, adesso sono un pochino di meno, ma insomma siamo intorno a 8.000. Ma i paesi sono molti di più, perché spesso i comuni hanno all'interno dei loro confini più di un paese. Ora qui il Molise è fatto un po' strano, perché c'è la parte, diciamo così, di qua, Basso Molise, dove i comuni sono sostanzialmente monocentrici, no? Invece la parte di là, non so, penso alla Valle del Volturno, dove ogni comune ha 4-5 paesi. Prendo Rocchetta al Volturno, c'ha anche Castelnuovo, oppure prendo Colli al Volturno, c'ha anche quello giù in basso, non mi ricordo come si chiama, eccetera. Comunque, in ogni caso, i paesi sono migliaia e migliaia e migliaia. In questi casi. Però io l'ho intitolato Un paese di paesi perché volevo anche dire che questo è un paese che si è dimenticato dei paesi, un paese di paesi che si è dimenticato dei paesi. Perché si è dimenticato dei paesi? Cosa è successo? Dei paesi e delle campagne, che sono le aree interne, sono queste. Per aree interne, con questa espressione ormai entrata nell'uso comune, che sembra un po' strana, perché uno si chiede cosa ci può essere di interno in un paese come l'Italia, che è quasi interamente circondato dal mare. Quindi è quasi tutto esterno, si potrebbe dire, no? Allora, l'espressione aree interne voi non la intendete come solo come un'espressione geografica. Cioè interno non vuol dire solo dentro. Le aree interne sono tutti quei territori che sono stati trascurati, abbandonati, dimenticati, marginalizzati da un processo di sviluppo che l'Italia ha conosciuto soprattutto nella seconda metà del Novecento. E quindi, più che un'espressione geografica, la frase aree interne è una condizione esistenziale, la condizione esistenziale di luoghi che sono stati trascurati e dimenticati. Allora, adesso devo attaccare anche la corrente. Allora, cosa è successo? Voglio rispondere, per farla breve, con un grafico. Questo grafico si potrebbe dire che è la storia d'Italia dall'unità a oggi, cioè negli ultimi 160 anni. È il grafico della popolazione italiana addetta ai tre settori economici principali dal 1861 a oggi. La linea blu è l'agricoltura, settore primario, dal 1861 a oggi. La linea gialla è l'industria, la linea rossa è il terziario, cioè i servizi, no? Vedete che la posizione di arrivo oggi sono esattamente l'inverso delle posizioni di partenza. In partenza l'Italia era un paese contadino, agricolo, al 70%, c'era un'industria ancora molto debole, intorno sotto il 20%, pochi servizi, poco settore terziario, diciamo così. Quando è che avviene la grande trasformazione di questo paese? Non oggi, non nell'Ottocento, neanche oggi. La grande trasformazione avviene dentro a quel cerchio che ho fatto, cioè tra il 1950 e il 1970. In quei 20 anni l'Italia cambia volto. Da paese contadino diventa paese industriale. Questo avviene tra gli anni 50 e 60, negli anni in cui
sono nato anch'io e anche qualche altro qui dentro, credo, anni 50, no? Perché nel 51 la maggioranza della popolazione viveva ancora in agricoltura, nelle campagne e nei paesi. Nel 71, 20 anni dopo, no, anzi no, 10 anni dopo, nel 61, la linea gialla dell'industria, vedete, ha superato quella dell'agricoltura che stava scendendo. Da paese contadino a paese industriale, per poco però. Perché subito dopo un'altra linea, quella dei servizi del settore terziario, supera sia l'una che l'altra. E quindi noi oggi si sente dire che l'Italia è tra i grandi paesi industrializzati, in realtà noi non siamo un paese prevalentemente industriale, siamo un paese terziarizzato. Questo può essere un problema, perché chi produce i beni veri, quelli concreti? Se la dimensione produttiva, che è quella dell'agricoltura e dell'industria, come vedete, stanno tutte e due in discesa dagli anni 60-70 in poi. Dunque, ecco, quegli anni sono gli anni in cui si è prodotto. Come li abbiamo chiamati quegli anni? Li abbiamo chiamati con termini altisonanti. Boom. Boom. No? Che già la parola è come si dice, onomatopeica, no? Ti dà il senso di qualcosa, un'esplosione. Addirittura abbiamo usato l'aggettivo, l'epiteto di miracolo. Il miracolo economico. Economico. Vabbè, ma anche quelli che sono nati in quel periodo, noi apparteniamo alla categoria dei baby boomer. Dunque, infatti, esatto. Che... quando si nasceva tanti. Sì, cosa succede in quel periodo? In quel periodo c'è un cambiamento che non è soltanto, per il grafico ci dice il cambiamento economico, ma dietro quelle linee c'è un cambiamento sociale, culturale, di mentalità. Cioè si passa, lo dicevamo anche prima, a Fossalto, dal podere all'appartamento o dalla masseria all'appartamento, dal paese alla città. Cioè c'era proprio un cambio, l'abbiamo definito esodo rurale, no? Quella trasformazione. E quindi si avvia anche il problema dello spopolamento. Appunto, volevo farvi vedere dei dati, poi torno indietro. Eccolo qua. Lo spopolamento. Matrice. Qui ho messo qualche dato, perché lo spopolamento. Guardate cosa succede a Matrice. Matrice, questo è il grafico della popolazione di alcuni paesi, ma ne potrei prendere altre centinaia e forse migliaia, in Italia, non solo al sud. No? Vedete che qui non ho messo la linea rossa, accidenti, non ci ho messo. Sì, c'è una linea qui. Questa linea qui non si vede, ma la faccio io. Questo è la metà del Novecento, è il 1950. Questo passaggio qui. Questa è la popolazione, i residenti dal 1861 a oggi. Vedete, prima della metà del secolo ogni comune aveva il suo andamento. Questi grafici, se ne prendo appunto centinaia, sono tutti abbastanza diversi, perché i luoghi sono come noi, ognuno di noi ha la sua faccia, è così, i luoghi, ognuno ha il suo andamento, le sue cose. Ma vedete che dalla metà del secolo in poi hanno tutti lo stesso andamento. Cioè una forte. Matrice cresce nel corso dell'Ottocento e arriva a 2123 abitanti nel 1921. 1921, poi comincia, è la prima discesa, vedete questa qua, è la prima del 1921-1931, c'è una discesa. Poi nel 1951 aveva ancora però 1700 abitanti, 1951. 20 anni dopo, nel 71, siamo a 1000. Siamo a 1056, praticamente la popolazione di oggi, vedete? Il grosso dello spopolamento avviene tra 51 e 71, in quei 20 anni. Poi dopo lo spopolamento continua, ma sostanzialmente si resta sui 1050, 1040, oggi credo che siate nel comune di Matrice. Se io guardo San Giovanni in Galdo, idem, si passa anche qui da 2000 a 1000 in 20 anni. Campolieto, stesso discorso, Campolieto anzi poi continua a calare ancora, ma comunque il grosso dello spopolamento è ancora lì. Ora questo di per sé non sarebbe una cosa strana. La cosa diventa strana perché? Perché nello stesso periodo, in quegli stessi 20 anni, l'Italia aumenta di 7 milioni gli abitanti. Allora qui viene bene il discorso che c'è un'Italia che cresce e un'altra Italia molto più grande che cala.
si vede forse dai grafici dopo. Ecco. Ah, vedete, qui ho messo questi perché, vedete, questi sono tre comuni, ho messo non solo sud, perché sennò quando faccio vedere questi dati mi dite, ah sì, poveri noi del sud, no? Qui ho messo tre comuni, ho messo un comune del nord, provincia di Reggio Emilia, Carpineti, un comune del toscano, sì, Sestino, provincia di Arezzo, un comune calabrese, Antonimina, Naspromonte. E vedete che, stesso discorso, quella linea, qui si vede la linea, è sempre il 1950 quella linea, da lì in poi il crollo, no? della popolazione. E naturalmente però c'è chi scende e c'è chi sale. Guardate cosa fanno le città, la linea rossa è sempre il 1950. Qui ci ho messo Roma, Milano, Napoli, ma potrei metterci anche Campobasso, anche, Campobasso, anche Pescara, i capoluoghi. No, sì, anche Campobasso, in quel periodo che sale. Avellino. Termoli sale. Termoli sale. Avellino. Avellino, i capoluoghi. Perché? Perché il modello di sviluppo che si sta consolidando in Italia in quel periodo è un modello di sviluppo polarizzante, no? E in un paese come l'Italia, che invece è storicamente, strutturalmente policentrico. E questo è il grande cambiamento, è uno stravolgimento. Cioè un paese che era abituato a considerare tutti i suoi centri, che a un certo punto considera solo le città, le poche pianure, qualche tratto di costa. Qualche tratto, nemmeno tutta la costa, qualche tratto. E svuota la gran parte del suo territorio. Le aree interne oggi sono quasi due terzi del territorio nazionale, non sono una parte minoritaria. No? Ecco, allora... Questo ha creato, diciamo così, una serie di conseguenze, no? Allora, appunto, si diceva prima, c'è il boom dell'Italia nel suo insieme, ma c'è lo sboom di tanta parte dell'Italia, dei paesi e delle campagne. E non è che in quel periodo nessuno se ne è accorto, Non se ne è accorta la politica. O ha fatto finta di non accorgersene, ma gli scrittori, i poeti, anche qualche studioso se ne erano accorti. Guardate cosa diceva, questo è un economista agrario, Manlio Rossi Doria, nel 58 lancia con questo libro La polpa e l'osso. Dice: attenzione, perché lo sviluppo italiano si sta polarizzando sulle aree di polpa. Cos'è la polpa? Città e pianure. E sta trascurando l'osso, cioè le colline, le montagne, i fondovalle interni, che come abbiamo visto prima stanno all'80% del territorio, no? Un richiamo che faceva Italo Calvino, lo dice nel 1946, addirittura riesce a prevedere, perché poi i poeti, gli artisti vedono le cose prima degli altri, sembrano sognatori ma in realtà colgono, e lui dice: guardate che quella che sta avvenendo in Italia è una storia in discesa. Eppure l'Italia stava crescendo, soprattutto dopo crescerà, qui il 46 siamo ancora nella ricostruzione. Lui si riferiva alla sua Liguria, ancora una volta, quindi non riguarda solo il sud, perché vedeva tutti questi che avevano coltivato per secoli le terrazze, loro le chiamano le fasce, sui monti della Liguria, fin sulle vette, le pendici tutte coltivate, le case tutte curate, eccetera. Dice: vanno tutti in giù, vanno tutti a Sanremo, vanno tutti verso la costa. E qui non resta nessuno, dice lì in questo bel brano, dice: restano solo i vecchi, dice, forse perché sono di pietra anche loro, come i muretti a secco e come i tetti delle case, che in Liguria non sono di laterizio ma sono di lavagna, quella pietra scura. Quindi c'è, ma potrei citare Pasolini, potrei citare Soldati, potrei citare Luciano Bianciardi, meno noto ma molto acuto, insomma, questo passaggio, appunto, come dicevo, dalla campagna alla città, dalla casa rurale all'appartamento, e così viene costruendosi una grande periferia italiana. Le periferie non sono soltanto quelle delle città, anche questi territori diventano periferia, perché periferia vuol dire essere lontani dai servizi, non avere una rete di negozi, non avere avere più difficoltà nei trasporti, nella mobilità, eccetera. Avete tutte le aree verdi, quella è una cartina del Ministero italiano, del governo italiano, del Ministero, dell'Agenzia per la Coesione Territoriale si chiama. Tutte le aree verdi sono aree interne, periferiche o addirittura ultraperiferiche. Solo le aree invece rosse sono quelle centrali, i poli di sviluppo. Pochi poli e appunto tanta periferia, eccetera. Ecco, questo era.
Allora questo ha significato che cosa? Beh, guardate un altro che se n'era accorto cosa stava succedendo. Emilio Sereni, storico del paesaggio agrario, scrive negli anni 50, però il libro esce nel 61. Dice, attenzione perché c'è in atto una disgregazione del paesaggio agrario in ogni provincia italiana, specie nella montagna e nell'alta collina. Dunque, non è che non si sapeva. Lucio Gambi, un altro geografo, beh, qui si sta citando il Gotha della geografia, mi sembra, no? Gambi scrive una cosa nel 72 e per dire come si stanno comportando anche da un punto di vista demografico e geografico gli italiani, dice siamo in presenza di una grande alluvione demografica. Cos'è l'alluvione demografica? È proprio come l'alluvione. Cosa fa l'alluvione? L'acqua quando c'è l'alluvione? Se ne va tutta in giù, se ne va tutta verso le coste e verso il mare. E così dice sta succedendo, gli italiani stanno facendo questo. Quindi accanto ad un processo di urbanizzazione, cioè andare a vivere in città, c'è un processo, dice lui, di litoralizzazione, cioè andare a vivere sui litorali. L'Abruzzo è la regione più classica da questo punto di vista. Tanta montagna, di paesi che si svuotano, e aumenta Vasto, Ortona, Pescara esplode, poi su fino, cosa c'è dopo Pescara, Roseto e via dicendo, Giulianova, figuriamoci. In Molise lo stesso, l'unico paese, quando abbiamo visto tutti quelli che calano come matrice, l'unico che cresce è Termoli, un pochino Campomarino ma neanche tanto, l'unico che cresce è Termoli che passa da 10.000 a 30.000. E quindi c'è un processo, diciamo così, di svuotamento, appunto, così. Questo processo significa anche una modificazione paesaggistica. Perché se le persone se ne vanno, se l'agricoltura arretra, se i pascoli vengono abbandonati, il paesaggio, che storicamente è sempre stato un mosaico, tende a cancellare le tessere del mosaico e a diventare qualcosa di più semplificato, di più uniforme. Questa per esempio è una foto, l'ho scattata in Molise, ma non è di qui, ma non lontanissimo, insomma, questa è... L'ho scattata da, sì perché Laura non si vede bene ma c'è il mare, l'ho scattata da Monte Falcone, nel Sannio, guardando verso Monte Mitro. Oggi è così. Questa foto, se io l'avessi scattata 50 anni fa, era ancora un mosaico ma con molto più fitto come numero di tessere, quindi i mosaici più tessere hanno e più sono preziosi, no? Come ci hanno insegnato anche i bizantini. Se la scattassi fra 30 o 40 anni, magari potessi farlo, e probabilmente questo mosaico non esiste più se continuano le tendenze attuali, perché il bosco si sarà rimangiato tutto, cioè quel mosaico fatto di terreni coltivati, di campi, di orti, di pascoli, di viabilità rurale, eccetera, di terrazzamenti, di organizzazione dei campi, viene sostanzialmente cancellato. Anche questo non avviene però solo qui, ma in tutto l'Appennino. Quindi ci sono riflessi paesaggistici, c'è lo spopolamento, ci sono tutte queste cose, cioè c'è una deriva. Ecco, quindi per concludere la domanda cosa è successo, c'è una deriva delle aree interne che è proseguita per tutta la seconda metà del Novecento, pur essendo forte in quel periodo lì. Spopolamento, emigrazione, all'emigrazione su lunghe distanze che aveva caratterizzato la prima onda, quella tra 8 e 900, c'è qui un'emigrazione più legata tra gli anni 50 e 60 e 70 ai centri industriali interni, come Termoli, il nucleo industriale arriva nei primi anni 70, ma soprattutto i centri industriali del centro nord soprattutto. Questo significa una perdita di servizi, l'abbandono della terra, l'aumento del dissesto idrogeologico in un territorio come il Molise, che diceva Iovine è afflitto da una specie di tormento geologico perché è un territorio rugoso, fragile, no? Eccetera. Quindi l'arretramento, l'abbandono della terra aumenta il dissesto, tramonta la pastorizia, eccetera, eccetera. C'è questa cosa. Ecco, allora il Molise diventa in questo processo. È l'emblema delle aree interne italiane. Non c'è, il problema c'è dappertutto, ma nessun'altra regione presenta il carattere demografico del Molise.
perché il Molise è l'unica regione italiana che ha meno abitanti oggi che al momento dell'unità d'Italia. L'unica. Sì. Io ho guardato tutte, eh. Quando me ne sono accorto ho detto non è possibile che sia da solo. Sì. Sono andato a vedere subito la Basilicata. No. Poi sono andato a vedere la Sardegna. Perché la Sardegna, no, la Val d'Aosta ce n'ha di più, perché ce n'aveva già pochi, comunque è aumentata. La Sardegna, perché pur essendo un'isola, è una delle aree più interne d'Italia, cioè proprio, cioè, il territorio è, ha le caratteristiche che dicevo, cioè quella di un territorio abbandonato, dimenticato, trascurato. Guardate il Molise, perché questa è la popolazione del Molise dall'unità d'Italia a oggi, al 2021. Questa, no? Vedete? All'unità d'Italia aveva 355.000 abitanti, cresce, il Molise cresce, poi cresce ancora fino al 51. Il 51 c'ha 410.000 abitanti, il Molise, e poi c'è il... come i comuni che abbiamo visto. Dal 51 al 71 perde in soli 20 anni 88.000 abitanti. Residenti. Perché c'è una differenza tra residenti ed abitanti, quindi questi, siccome questi sono dati Istat, sono dati ufficiali dei censimenti, parlano di residenti. Gli abitanti sono ancora un po' meno. Nel 2021 ce n'erano quanti? 290.000, 288.000. Sì, perché non si vede il grafico, siamo a 290.000 circa nel 2021, ora siamo un pochino sotto i 290.000. Sentite i ragionamenti, sembra che lo spopolamento del Molise sia molto. Allora, è vero, perché negli ultimi 20 anni il Molise ha perso 27.000. Negli ultimi 20 anni, dal 2001 al 2021, il Molise ha perso 27.000 abitanti, che sono tanti. Però 51-71, sempre 20 anni sono, e ne ha persi 88.000, molti di più. Quindi anche qui c'è questa... Il cosa è successo è questo. Allora, ecco, di fronte al cosa è successo, a valle di questo processo di perdita di servizi, di spopolamento, perché ho rammentato le politiche prima? Ho rammentato le politiche perché si è agito secondo una logica di tipo economico. Se diminuiva la popolazione, si toglievano i servizi. Cioè, che succede nei paesi? Diminuisce la popolazione, si leva la scuola, si chiude la posta, si toglie il presidio sanitario, si diminuiscono le corriere che ci arrivano. E perché? Avremmo dovuto fare il contrario. Perché se un paese si spopola, l'unico modo per rallentare lo spopolamento è portare servizi, è portare opportunità. Servizi e opportunità, che poi significa lavoro, no? E invece di investire per invertire la rotta, si è risposto dicendo, bene, non nascono bambini, ci sono pochi bambini, togliamo la scuola. Il risultato qual è? È che se ne vanno anche quelli che sono rimasti. Ci sono poche, c'è poca popolazione, togliamo il presidio sanitario. Che succede? Che le persone anziane, per sentirsi più sicura, vanno più vicini e così via. Quindi, a valle di tutto questo, conviene chiedersi appunto cosa è rimasto, quel niente che dicevo prima, istintivo, che non è un niente. E qui per leggere il territorio, per vedere cosa è rimasto, perché la risposta da studiosi, diciamo così, è rimasto il patrimonio territoriale. Dice sì, d'accordo, ma cos'è il patrimonio territoriale? Poi bisogna anche spiegare le cose che si dicono. Allora, il patrimonio territoriale è tutta sta roba qui. Sono quello che ci ha messo la natura, quindi i caratteri geologici, morfologici, pedologici, l'idraulica, l'acqua, la vegetazione, eccetera, e la flora, la fauna, cioè tutto quello che ci ha messo la natura, e quello che ci ha messo l'uomo, cioè la struttura insediativa, i paesi, le attività, i prodotti, la struttura agroforestale, il paesaggio. Questa è una slide riassuntiva, questo schema è riassuntivo, ma è il risultato di quel lavoro che io ho cominciato a fare anche con i ragazzi, dicendo andiamo sul territorio e vediamo cosa c'è. E cominciamo a fare l'elenco. Gli elenchi sono molto lunghi, i monumenti, il bene culturale, i prodotti, le ricette, appunto i paesaggi, i tipi di paesaggi, eccetera. Perché tutte queste sono risorse. No? Allora, ora io ho sintetizzato con le 3P per fare prima, ma sono appunto molte di più queste. Allora, è da qui che bisogna ripartire
per rispondere a quel declino che abbiamo visto prima con un progetto, dov'è, qua, di rinascita, che significa rigenerazione, appunto l'idea della rigenerazione a cui abbiamo ispirato questo incontro. È chiaro che il modo per rigenerare queste aree, qualcuno dice bisogna ripopolarle, ma qui andiamoci piano, perché oggi la situazione è cambiata. Cioè a quel tempo, che abbiamo visto, il modello contadino, paesano non funzionava più. Però quell'urbano funzionava, quell'urbano industriale funzionava ed attraeva. Ora è in crisi anche quello. Cioè continua la crisi del mondo rurale, paesano, ma intanto è venuta avanti anche la crisi della città. E lo spopolamento oggi non è più solo una prerogativa dei paesi e delle aree interne. Qui la popolazione, l'abbiamo visto, diminuisce leggermente, stabile. Ma l'Italia perde popolazione, l'Italia negli ultimi 10 anni ha perso 1 milione di abitanti. Eravamo quasi arrivati quasi a 60 milioni, adesso siamo meno di 59. Ma per le nascite, dice il professore? Perché c'è un saldo naturale molto negativo, cioè i morti sono di più dei nati. Però se fosse solo così non avremmo perso 1 milione, ne avremmo persi 2 o 3. Noi riusciamo a tenere perché invece il saldo migratorio è positivo. Questa è l'altra grande novità, perché l'Italia nel passato è stato un paese di emigrazione e invece ora è un paese di immigrazione. E se non ci fossero i migranti che arrivano, almeno quelli regolari, perché poi l'Istat censisce quelli regolari, eccetera, la popolazione sarebbe diminuita ancora di più. Noi siamo non qua, le città diminuiscono di popolazione, non diminuiscono più solo le aree interne. Quindi oggi l'obiettivo, sì, io faccio parte anche di un'associazione nazionale che si chiama Riabitare l'Italia, sì, perché c'è questo tentativo che unisce economisti vari, c'è un editore Donzelli che la presiede, però se il nostro obiettivo è che Matrice torna a 2000 abitanti, noi abbandoniamo subito il campo, perché la partita è persa in partenza. Non è che possiamo pensare che paesi come Agnone, che avevano 10.000 abitanti, che oggi stanno a 4.000, che tornino a 10.000. Cioè, c'è l'Italia che perde popolazione. Allora, il nostro obiettivo quindi è quello di frenare lo spopolamento, sì, ma soprattutto è di come si può vivere bene anche restando in pochi. Questo non lo dice nessuno. Come in Svizzera, ma come è stato nella storia. Nella storia essere in meno ha significato spesso stare meglio, perché l'accesso alle risorse diventa migliore. No? Allora, io oggi credo che il punto sia questo. Allora, cosa si può fare? Cosa si può fare per creare qualche opportunità in più? Opportunità vuol dire lavoro, e qualche servizio in più, perché servizi vuol dire diritto. Noi abbiamo tolto servizi quando diminuiva la popolazione, ma li chiamiamo servizi, ma andrebbero chiamati col loro nome. Noi abbiamo tolto diritti. E quindi le disparità territoriali sono diventate inesorabilmente disuguaglianze sociali. Questo è il punto. Cioè noi abbiamo creato un paese che si è sviluppato creando disuguaglianze, aumentando le disuguaglianze, non creandole perché c'erano già, ma aumentandole. Aumentando le disuguaglianze, ripeto, non solo tra nord e sud, ma tra campagna e città, tra costa e entroterra, tra montagna e pianura e così via. Allora bisogna ripartire da qui, appunto, rileggere il territorio, la prima cosa è quello. Anche all'interno della stessa città, Bravo, te l'ha detto. Grazie. Negli ultimi 2 mesi mi è capitato di fare. Non mi era mai capitato prima. A Roma mi hanno invitato, a Roma, nella città, a fare 3 incontri sulle aree interne, tipo questo. In tutti e 3 gli incontri, proprio uno a Centocelle, c'erano anche tanti molisani, perché a Roma ci sono tanti molisani, uno a Centocelle, uno a Villa Lais sulla Nomentana e un altro vicino a Villa Borghese in un cinema. In tutte e 3 queste iniziative, nel dibattito, dopo che io ho finito di parlare, è emerso questo. Ho detto, ma guarda che nelle periferie della città non è diverso. Perché i servizi sono meno raggiungibili,
perché economicamente, anche se ci sono i trasporti, non ce la facciamo a prenderli, perché muoversi significa impiegare tanto tempo, più che fare 30 km per andare, eccetera. Quindi alla periferia territoriale c'è anche da aggiungere la periferia urbana. Per questo dicevo che anche il modello urbano, non so se avete visto il film Un mondo a parte, sì, quello di Albanese, con Albanese, di Riccardo Milani, eccetera. È la storia di uno che insegna in una periferia romana e dice: io me ne voglio andare in un paesino dell'Abruzzo, a Opi. Bravissimo. Sì, lui è albanese e l'altro è la regista. Raffaele, sì. Raffaele, bravissimi. Gli altri sono tutti attori bravi, anche loro, bravi. Tutti del paese. Del paese, del paese. Sì, sì, sì. I bambini pure del paese. Appunto. E quindi c'è proprio questo rapporto tra una periferia urbana e una periferia territoriale che ci dà un po' il senso dei danni che quel processo di sviluppo ha fatto. Cioè, più che... Ma il problema sta proprio nel discorso dello sviluppo, perché lo sviluppo favorisce pochi, mentre noi dovremmo innescare, come giustamente sosteneva Pasolini, un processo totalmente diverso, cioè quello che fa star bene le persone, non lo sviluppo. Certo. Grazie, Pasolino si muoveva infatti fra progresso e sviluppo, no? E in effetti, se ci si pensa, lo sviluppo, la definizione stessa di sviluppo è una condizione di squilibrio, perché lo sviluppo non è mai una condizione di equilibrio. Poi noi addirittura abbiamo fatto di più, che abbiamo concepito lo sviluppo esclusivamente in termini di crescita economica. Sì, ma ancora oggi si continua a parlare di crescita, 0,1, 0,2, ma se a 18 anni, voglio dire, già comincia la fase di invecchiamento, no? Ma è mai possibile continuare a pensare in termini di crescita, no? 0,1, 0,2. Certo, ci torno in conclusione su questo tema della crescita, perché effettivamente è questo che ha generato appunto queste contraddizioni e queste disparità, disuguaglianze crescenti. Quindi, il policentrismo, l'apertura, noi bisogna adottare dei criteri, perché a livello locale si può fare qualcosa, però bisogna rispondere a logiche di apertura, non di chiusura. Io sono un amante dei campanili, ho scritto, ho detto: va bene il campanile, però se ci serve per salirci sopra e guardare lontano. Perché se il campanile significa sedersi sotto e aspettare che succeda qualcosa, è la fine. No? Quindi, quindi l'idea di lavorare sul locale, ma in un'ottica di apertura all'esterno. L'idea dell'innovazione. L'innovazione è un po' come la politica, l'abbiamo un po' interpretata al contrario noi. Abbiamo portato l'innovazione nei luoghi dove l'innovazione c'è già, quando invece sarebbe stata più utile dove non c'è ancora, se vogliamo creare una condizione di equilibrio. Quando è arrivato internet, era più utile portarlo prima a Milano o prima a Matrice? Forse prima a Matrice, perché a Milano se uno vuole scendere a guardare il catalogo di una biblioteca, scende e lo va a vedere. Qui? No, è così, ma così vale per tante altre cose, dai finanziamenti alle cose. Quindi l'idea di far passare l'ambito locale come un ambito di innovazione, secondo me, sarebbe un altro grande messaggio in direzione di una rigenerazione che, come ho detto all'inizio, non è immediata, ma è un processo da alimentare. Riconnettere la costa e l'entroterra, questo è un grande problema italiano, grandissimo. Si è rotto completamente questa relazione. Il rafforzamento della rete istituzionale, qui vuol dire i piccoli comuni, le aree protette, i consorzi, cioè, e invece anche qui in tanti territori si è perso perfino il comune, cioè qui no, ma in tante regioni, compresa l'Emilia, la Toscana e Trentino, tanto per smitizzare tutti, quando si diventava troppo piccoli si toglieva il comune e si accorpava a quello vicino. Cioè, come se Matrice a un certo punto diventa frazione di San Giovanni o di Montagano, non so, no, Montagano confina, sì, come si dice. Campoglietto. Sì, appunto. Siamo i più grossi.